Questa sera abbiamo una... Abbiamo una signora che è proprio il massimo dello stress, con tutte quelle che poi sono le conseguenze dello stress. Ecco che sta arrivando. Signora, che cosa c'è? Niente, signora. Signora, se mi tocca il tacco, mi viene il tic. Quando c'è il tic, mi si stacca il tacco. Veniva un dottore e ci disse tutto che a fare piste tic. Dice, niente, signora, facciamo un attacco con tic, e facciamo un attacco. Signora Nanfa, risultò che tutti questi tic sono causati da nervosismo. E quando c'è un tic, devo masticare una tic e tac. Ironia della sorte, con tutti questi tic, lavoro in boutique. Io mi vado a sedere perché mi stanno venendo pure a me. Signora, quando ero piccola io, mettevo tutte le cose di mia madre. Mettevo i suoi tuc, le scarpe kitak, mangiavo biscotti tuc. E tutte le volte che bussavano alla porta ripetevo toc, toc. Ero proprio destinata e sono cresciuta tutta a tic. Signora, quando ero nica e quando ero in fasce, mia madre... per dare un ciucciotto beberon aveva pigliato la mira. E non parliamo di quando andavo a scuola, la maestra mi ripeteva sempre Tiziana, Tiziana, che fa, finisce di copiare dalla compagna del banco, ma che fa, sputtiva. Signora, capo l'autobus non ci posso chianare. Perché dopo 10 minuti di percorso, quando scende la mia fermata, tutti i mascoli che erano già in capo, tutti era appresso a mia. Che ha scelto dopo 10 minuti rifare la cosa, mi pare a mia. Signora, lo vede questo tic? È la mia disgrazia. Perché tutte le volte che ho un raffreddore, mi posso tenere. Perché quando vado in farmacia e ci chiedo un pacco d'aspirine, o mi vanno a dare preservative. L'altra volta ero proprio confusa, disciatta, ero proprio presa completamente di raffreddo, non capiva niente. Sono andata in farmacia. Ho chiesto un pacco di aspirine. Mi hanno dato un pacco di preservativi. Ne pigliavo uno, un rapivo e m'agghiottivo. Signore, raffreddore non mi ha passato. E per giunta poco ci mancava che mi affocava la bella. L'altra volta, invece, l'unica volta che ho scelto, chissà un mese fa, un pacco di preservativi, un mera a dare aspirina. La signora però lascia dice, non ci capitano tutte cose a lei. Vero, signora, vero, tutte cose a me ne chiedono, vero, signora. Si figuri che l'altra volta sono andata in banca, entra un rapinatore e fa, fermi tutti! A questo punto taravo una faccia e ci disse signor rapinatore, tanto vale che mi spara subito, perché di stare fermo non se ne parla di quando nascevo. Signora, si figuri che il primo rapporto sessuale con mio marito l'ho avuto dopo un mese di matrimonio. Perché io sono un tipo che quando sono tutta eccitata e sono tutta emozionata, mi viene un tic all'anca che arranca. Un po' desce, un po' manco, un po' desce, un po' manco, un po' desce, un po' manco, un po' desce, un po' manco. Signora, quel poveretto un mese ci ha provato per pigliare la mira. E finalmente... dopo un mese ci arrenescio. Ma sape perché, signora? Perché io dormivo! Giuseppe Giambrone! Bravo Giuseppe, insieme con Gianni Nanfa. Allora, resta in salotto Giuseppe, facciamo entrare tutti coloro i quali hanno partecipato a questa puntata, perché siamo veramente...